Ciao ragazzi, sono Vanessa di Vanessa e Anastasia e oggi mi sono alzata e c'è una persona che sembra mia mamma ma non lo è. Praticamente è vestita di viola, i capelli viola, io mi sono fatta queste cosine, però cioè, è troppo strano, adesso cosa faccio? Guarda, ve la faccio vedere. Come sono bella stamattina, i capelli sono usciti bellissimi. Sono in questa casa alla ricerca di una bambina ma non la vedo, non vedo questa bambina, non capisco dov'è. Adesso la vado a cercare, ma io sono proprio bella. Sentite ragazzi, mi vuole cercare? Adesso vado da lei, piano piano. Casa intanto, sedetevi bene sul divano, mangiate popcorn. Io adesso vado a controllare. Ok, vado. Ah, ciao bambina! Ciao! Ciao bambina! Come ti chiami? Sono Violetta, sei tutta perfetta! Estetista? Sì, io faccio l'estetista. Io curo bambini dalla testa ai piedi. Tu essere bambina che io stare cercando? Io essere venuta in questa casa per cercare bambino perché mi hanno detto che esserci una bambina che non volere mai tagliare unghie. E la mamma di questa bambina mi ha chiamato e mi ha detto di venire qua urgentemente per far tagliare unghie a questa bambina. Ma sì, non so chi è questa bambina. Ok, ok, ok. Ma tu vai in casa di tutta la gente così entri e spalanchi la casa? Tutta la gente, entro e spalanco casa, si faccio anche arieggiare perché in queste case c'è odore di brutti microbi, brutti germi. Perché non ci si lava forse in queste case? Io non capisco. Bisogna lavarsi, bisogna tagliare unghie, bisogna lavare mani. Adesso io avrei portato attrezzi da lavoro su questo zainetto mio. Ho visto che bello, ti piace il mio zainetto da lavoro, tutto blu con fiocchettino rosso. Ma io sono Violetta, estetista perfetta. Ho i capelli viola, magliettina viola, pure pantaloni, poco poco viola. Scarpe quasi viola, poco grigio, poco viola. Devo arrivare da posto molto freddo, molto freddo. Russia. Ah. Essere russa, io vedere scarpe da russa. E quindi essere qua in questo paese caldo. Perché dovere fare pulizia di mani, bambina? Tu essere bambina, io qui devo pulire mani. Adesso controlliamo insieme. Bisogna sedersi in queste sedie. Tu ti siedi in questa sedia e io controllare che essere tu bambina. Va bene. Allora, tanto per incominciare, è dire tuo nome a me. No. Non toccare il mio zaino. Quello è mio zaino, con i miei attrezzi da lavoro, non i tuoi attrezzi da lavoro. Come ti chiamare? Qual è essere tuo nome? Non fare spiritosa con me, perché io puoi fare te trattamento sbagliato. Vanessa. Tu ti chiami Vanessa? Sì. Quindi io dovrei cercare il nome tuo sul mio taccuino. Taccuino? Taccuino. Allora, andare a cercare il nome tuo in tutti i bambini del mondo. Dunque, qui abbiamo Meredith. No, tu non Meredith, tu hai detto che ti chiamare Vanessa. Sì. Vanessa. Bianca. No, non essere bianca. Teresa, no, non essere Teresa, Vanessa, 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 tua mamma aveva scritto letterina a me, brutta, molto brutta. Vanessa, essere un pochino monella, non volere mai tagliare le unghie. Eccomi qua, adesso Vanessa io avrei portato tutta attrezzatura necessaria per tagliare a te unghie, fare mano bellissima. Vanessa, volevo dirti anche un'altra cosa, che oggi c'è un'offerta. Sei stata fortunatissima. Perché oggi, Vanessina cara, se tu pagare me una mano, avere una mano in omaggio. Ok, Vanessa? Quindi se io ti pago una mano, io ce n'ho una in omaggio? Bravo, Vanessa. Avrei capito perfettamente tutto. Adesso io iniziare con trattamento. Allora, Vanessa, cercare limo per mano per iniziare il trattamento. Non trovare lima, io non trovare lima. Cosa? Quella lima? È la miseria! Quella ci taglia il maiale! Bella battuta, maiale! Mi è piaciuta, Vanessa! Stavo scherzando! Questo è avere dimenticato uno zainetto. Perché io avrei fatto pane fresco in casa prima di venire per scaldare col piccino? Perché dalla Russia fa molto, molto, molto freddo. E per viaggiare mi sono fatto tanti panini buoni. E ho dimenticato coltello e lo zaino. Cercare meglio lima. Allora, forse avere messo lima qua. Non trovare lima, non trovare. Dove avere messo lima? Dove? Dove avere messo maledettissima lima? Trovata lima! Ecco qua! Ah, lima per tue mani! Adesso Vanessa, tu devi fare vedere le mie mani! Vedere un po'!
che mani del genere su Pampina. No, io aver avuto shock. Ora ti devo assolutamente far bella. Far bella e far pulita, Vanessa. Mettere mani qua. Iniziare con limare mani. Tu non essere abituata a queste cose. Sì. Questo è solletico, non è dolore. Vanessa, fai la brava, altrimenti io non dare te mano omaggio, eh. Cosa succede, Vanessa? Guarda queste unghie. Ci siamo quasi, Vanessa. Puoi dare te mano omaggio. Allora, Vanessa, unghie perfettamente limate. Avrei portato per te anche smalti bellissimi. Adesso, Vanessa, parte seconda. Come seconda? Io adesso dovere pulire te, togliere dalle tue mani tutta cacchina sotto unghie e mani. Perché le tue mani essere molto, ma molto sporche. Io avere shock. Devo togliere cacchina da sotto mani. Cacchina? Cacchina, Vanessa, sì. Tutta sporcizia. Tue mani molto sporche. Molto. Tu per mettere a Violetta estetista perfetta. Ecco. Ma quella è la pelle. No, questa è essere unghia. Ecco qua. Avere mani pulite adesso. Guardare che mani pulite avere, Vanessa. Piacere, bambini, mani pulite di Vanessa. Vanessa, adesso mettere te smalto. Cosa preferire, smalto giallo, smalto rosa? O tutte e due, Vanessa? Tutte e due. Aspetta, giallo, rosa, giallo, rosa. Giallo, giallo, rosa, giallo, rosa, giallo. Io dare te seconda mano in omaggio, quando tu avere però pagato me, perché io non avere fatto viaggio da Russia per niente. Io essere pagata per questo lavoro, tua mamma sapeva. E la cassa dov'è, scusa? Non ti preoccupare, Vanessa, io avere tutto. Avere dimenticato la macchina, essere un po' distratta, stanca da viaggio lungo. Allora, Vanessa, avere portato tovaglietta perché tua mamma essersi raccomandata di non sporcare il tavolino. Mettere mano, Vanessa, così iniziare con colore. Inizio con colore giallo. Colore giallo, dito primo. Primo dito, colore. Scusate. E voilà. Primo dito. Terzo dito. Non fare mai terzo dito tu, eh. Non fare mai terzo dito. Ultimo dito, mignolina. Ok, Vanessa. Far vedere i tuoi amici dita colorati di giallo. Meno shock adesso, meno shock. Adesso mettere colore rosa. Molto bello colore rosa. Piace rosa, Vanessa? Non è il mio colore preferito, però. Mi sono sporcata tutta. Rosa. Qual è il tuo colore preferito? L'azzurro. Bello colore azzurro. Mio viola! Avere sì. Capito tu che era mio viola? Sì, sì, vedo. Bene. Ecco qua, Vanessa. Essermi un pochino sporcata, ma non fare niente. L'importante è tu avere mani pulite. Soffiare bene, Vanessa. Piacere tua mano, Vanessa? Molto più bella di prima, Vanessa, tua mano, o preferire mano sporca con cacchina dentro? Cacchina. Ho capito, Vanessa, preferire mano con cacchina. No, no, no. Ok, Vanessa, essere andata in macchina a prendere cassa. Allora, fare due conti per capire bene cosa mi devi dare. Quindi, limate unghie 21 euro. Togliere cacchina molto caro, 30 euro, più smalto, fare te sconto perché essere stata brava bambina e quindi fare 15 euro, totale 66 euro, Vanessa. 60 euro, oh mio Dio, va bene, allora 50, ha, da, ecco qua. Adesso dare io a te il resto. Va bene.
Oh, quanti soldi! Io avrei lavorato tanto in tutto il mondo! Allora, 1, 2, 3 e 4. Ecco tu il resto, Vanessa. Grazie. Brava, Vanessa! Mio lavoro è essere terminato! Ma come? Scusa, la mano in omaggio? Ah, scusa, è vero, mi stavo dimenticando la mano in omaggio. Arrivo subito. Ecco qua, tua mano omaggio. Tu aver pagato una mano, io dare a te mano omaggio. Cosa? La mano questa qui? Sì, Vanessa, proprio quella. Così tu allenarti a tenere mano pulita, senza cacchina. Unghie limate e ben sistemate. Perché io sono Violetta, estetista perfetta. Ah, vabbè, se lo dici tu. Allora possiamo salutarci, Vanessa. Ciao. Che bello scherzo, Vanessa. Molto simpatica tu, bambina. Allora, Vanessa, avere capito lezione? Cosa avere capito, Vanessa? Ah, cosa? Cosa avere capito? Che praticamente si lavano i vetri delle finestre, anche i pavimenti. No, Vanessa, tu non avere capito proprio niente. Ah, quello delle unghie stavi dicendo? Esatto, Vanessa, mio lavoro, allora, non altro lavoro. Che praticamente i ragazzi non dovete mai avere le unghie lunghe, non come così, tipo lunghe, avete capito? E sporche, perché se no si formano i germi sotto le unghie. Quindi bisogna sempre tagliare le unghie. Tagliare le unghie e non averle mai sporche come ce l'ho io. Brava Vanessa, molto brava. Il video è finito. Se vi è piaciuto condividete con i vostri amici e amici. Quindi attivate la campanella e mettete tanti like, tanti tanti like belli, con dita pulite, come smalto, con unghie corte, no cacchina, like questo, belli, like puliti, smalto. Attivate la campanella. Iscrivetevi al canale. Ciao a tutti amici, ci vediamo a casa vostra per pulizia e igiene. Ciao. Ciao. Con le mani pulite. Regalino per Vanessa perché si è comportata bene. Quindi io regalare a Vanessa ciocca di capelli viola perché lei ha avuto Violetta estetista perfetta in casa. Che bello! Grazie. Perché? Non piacere a te ciocca di capelli viola? Sì. Vuoi dire che i miei capelli a te non piacciono? Guardate, io sono bellissima. Ah. Brava Vanessa! Fateci! Facciamo il tempo. Vai!